Ragazze, buongiorno, benvenute in questo nuovo video vlog. Oggi è lunedì 18 giugno, quindi è appena cominciata la settimana. Niente, io vi ho fatto un po' qualche anteprima perché abbiamo acquistato la piscina e Sofia l'adora, ragazze, cioè vuole stare tutto il tempo in acqua. È sembra un pesciolino, è proprio adora l'acqua Sofia. Infatti l'altra volta quando siamo andati a Taormina voleva praticamente anche stare in acqua, ma l'acqua era congelata, quindi non ha potuto godersi molto il mare, però devo dire che le piace molto, speriamo continui così. È molto rilassante, molto bello. Io sono stata pochissimo al sole e mi sono anche abbronzata, ancora sono un pochino... Non sono molto abbronzata, però penso di recuperare con questa piscina. E poi tra l'altro per i bambini la piscina è molto più comoda rispetto, insomma, andare al mare, sporcarsi di sabbia, ritornare pieni zeppi di sabbia. Quindi insomma è molto più comoda, però devo dire che amiamo anche tantissimo il mare. E poi soprattutto il nostro mare è davvero bellissimo. E comunque oggi mi sto già sbrigando perché mi devo solamente sistemare i capelli, insomma sistemare Sofia che ancora dorme, perché devo scendere a fare delle commissioni, insomma sbrigare delle cosine. Sto praticamente stamattina che penso che devo comunque cominciare a pensare al compleanno di Sofia, che sarà a settembre. I mesi volano, ragazze, quindi è meglio che mi do una mossa. Diciamo che soprattutto per le decorazioni, perché ho visto che su AliExpress comunque ci sono delle decorazioni molto carine a pochissimo prezzo, quindi vorrei acquistare qualcosa da AliExpress. Io non ho mai acquistato da questo da AliExpress, però insomma se qualcuno di voi... Eccoci qui, una principessa si è appena svegliata. Comunque vi stavo dicendo, quindi se qualcuno ha acquistato su AliExpress fatemi sapere come vi siete trovate, anche perché devo cominciare a ordinare prima, perché praticamente a quanto ho capito ci sono lunghi tempi di attesa per appunto l'arrivo dei prodotti. Comunque noi adesso ci sbrighiamo, vero amore mio? La faccio ancora svegliare un pochino, poverina, e poi la veste, insomma, ci sbrighiamo per scendere perché abbiamo il tempo contato. Tra l'altro sentite dei rumori, ma ragazzi scusatemi, ci sono dei lavori fuori e non posso farci nulla, quindi... Ragazzi, tra l'altro ho anche praticamente abbassato il lettino di Sofia, perché stava cominciando, era messo qui a questa altezza e stava cominciando praticamente ad alzarsi, avevo paura, quindi l'ho voluto abbassare. Guardate di quanto è basso, perché non sono abituata a vederlo così, ma mi sembra bassissimo. Comunque niente, la camera da letto è anche pulita, adesso scendiamo. La pupa è pronta. Allora, ho messo questo vestitino leggerissimo di Gabi e poi adesso dobbiamo mettere le scarpette. Queste qui le ho prese alla Chicco, 39,90 se non sbaglio, e sono misura 19. Ci sono sia dorate che argentate, poi non so se c'è qualche altro colore. Comunque questo lo posso abbinare ovunque, quindi adesso metto questo anche perché fa i primi passi, quindi ho dovuto prendere le scarpette per i primi passi. Li mettiamo, Sofì? Eccole qui, sono un amore queste scarpette. E niente, adesso vado a prepararmi io e scendiamo. Eccoci ragazze, allora appena tornate a casa, io sto preparando adesso un brodetto per Sofia. Allora, questo qui è il brodetto messo alla zucchina, la patata, la cipolla, la carota, del pomodorino e del sedano. Poi vado a passare tutto e poi quello che rimane, oggi le faccio con la pasta così, e poi quello che rimane lo vado a congelare in dei contenitori piccoli già dosati per appunto... le altre volte.
E niente, la piccolina è qui che sta giocando, è nel box. Eccola, con tutti i suoi giochi. E niente ragazze, io preparo questo condimento, la faccio mangiare. Devo salire da mia madre perché di pomeriggio dobbiamo praticamente andare a Palermo a sbrigare un po' di cosine con mia mamma. Poi vorrei andare a Lidl, vediamo se riusciamo, se ci arriviamo, perché abbiamo tantissime veramente cosine da sbrigare. Nel frattempo vi ho anche caricato il video ieri, che era domenica, il video sull'aggiornamento delle pulizie della casa settimanali, quindi una routine aggiornata, però adesso da mamma, perché tempo fa ve ne avevo fatto uno quando ero appena praticamente sposata. Insomma, nel tempo sono migliorata, quindi ho capito cosa andava bene, cosa non andava bene, e quindi vi ho fatto un aggiornamento di questo sulle pulizie, sulla routine settimanale. Sono riuscita a trovare un equilibrio, però ovviamente ragazze, quando le giornate sono no, cioè Sofia a certe giornate non vuole proprio stare, quindi come vi ho detto all'inizio del video, praticamente a volte magari sono costretta a rinviare delle cose che devo fare ad altri giorni, però comunque ragazze, super giù riesco comunque a mantenere questa routine che vi ho fatto vedere nel video. Se non avete ancora visto il video, vi lascio il link, una scheda qui sopra. Ragazze, voglio farvi vedere un libro che mi è arrivato da Urra Eroi, vi lascio anche un codice sconto, ovvero Carmen10, ve lo scrivo qui e ve lo lascio anche in info box. Allora, questo qui è il libro, l'altro giorno l'ho salito in campagna da mia mamma e ci siamo messi sul prato a leggerlo. È un libro stupendo, secondo me, perché quando io ero piccolina mia mamma me ne aveva fatto fare uno dedicato anche alla mia nascita, e devo dire che ogni tanto vado lì e me lo rileggo perché veramente mi piace tantissimo. Sofia non vuole stare. Mi piace tantissimo, ecco, ha scoperto gli orecchini. E niente, Sofia, non si taccano. E niente, volevo farvelo vedere in maniera più approfondita. Ecco qui, quando Sofia sarà grande, all'inizio potete scrivere benissimo una vostra dedica. Io ho scritto questa, dedicata sia da me che da mio marito, per appunto Sofia. E qui c'è scritto che appunto questo libro è stato fatto apposta per Sofia. Quindi praticamente inizia con la mamma, ovvero io, che parla alla bimba mentre appunto dorme, quando si è svegliata dal riposino, e poi praticamente fantastica sui vari mestieri che Sofia potrà fare da grande. Ad esempio questa è la ballerina, questa qui è la cuoca, questa qui è la viaggiatrice, questa è l'insegnante, la rock star, la dottoressa, la, diciamo, la star della TV, la biologa marina, la veterinaria e l'aiutante di Babbo Natale. E poi qui c'è una dedica bellissima, delle parole davvero bellissime, che la mamma dice alla sua bimba. Siamo fatte così noi mamme, non possiamo fare di ogni cosa un dramma. Ma ciò che conta, tesoro, è solo questo. Qualunque ruolo tu scelga nella vita e dovunque essa ti porti, fatti sempre guidare dal tuo cuore. Secondo me è una frase stupenda. E poi appunto questo, il logo Urra Eroi. Quindi ragazzi, è davvero un libro carinissimo, quindi insomma mi sono fatta dare un codice sconto perché tante di voi me l'hanno chiesto, e quindi voglio appunto lasciarvelo, quindi Carmen10. E niente ragazzi, io sono qui nel divano con Sofia che si lamenta da morire. Che c'è amore? Senti caldo mamma.
Sofì, guarda, facciamo vedere alle ragazze come facciamo noi. Saltiamo. Saltiamo. Saltiamo, mamma, dai. Saltiamo. Salta. Salta, amore. Brava. Dai. Fallo vedere alle ragazze. Guarda. Sofia si è addormentata. Voglio pelare le patate, queste qui, perché voglio fare una bella frittata di patate. Sofia si è addormentata, l'ho messa nella culla, le ho fatto il bagnetto e l'ho messa nella culla, e si è addormentata perché è stanchissima. Oggi siamo stati in piscina e quindi, ragazze, la piscina la distrugge, cioè veramente. Arriva sera che si addormenta completamente per l'indomani mattina, quindi io ne approfitto, perché l'altra sera, ad esempio di sabato, era stata in piscina e ha dormito tutto il tempo. Siamo usciti, siamo andati a mangiare una pizza sabato, lei ha dormito tutto il tempo, siamo rientrati in casa e ha continuato a dormire. Si è svegliata praticamente l'indomani mattina alle 7:30, 8, e ha fatto veramente una bella notte. Oggi è martedì 19 giugno, niente, io adesso termino questo vlog perché appunto stasera lo voglio cominciare a editare, così per giovedì l'ho trovato online come sempre alle 14, niente, ora noi siamo da mia mamma, stasera ceniamo qua anche perché mio marito è libero oggi, quindi insomma siamo stati un po' in giro a sbrigare delle cosine. Questo è un altro vestitino che oggi ho messo, questo lo mettevo in gravidanza, però tuttora continuo sempre comunque a metterlo. E niente ragazze, vi mando un bacio, ci vediamo presto con un nuovo video.